Dulcis in fundo, come dicevano i nostri progenitori, tanto tempo, tanta esperienza e anche qua ne abbiamo veramente tanta, il sapere del vino all'interno dell'ultima giornata del Viniteri, quindi se state guardando queste immagini, insomma, vi lasceremo il link in descrizione per questi sapori che ora vi raccontiamo. Luigi Romano della cantina tenuta dell'Abate. Io sono un produttore siciliano, giovane, l'azienda insomma ha 20 anni dalla sua nascita ed è un'azienda che si trova nel centro della Sicilia in una zona pedoclimatica particolare perché noi siamo sui 400 metri sul livello del mare e anche abbastanza distanti dal mare perché circa 50-60 km in linea d'aria dal mare fanno sì che noi possiamo allevare nella nostra azienda anche dei prodotti e dei vitigni che sono inusuali anche per la Sicilia, quindi si affiancano sia vitigni autoctoni come l'Insoli, il Nero d'Avola, il Grecanico, il Cataratto e anche vitigni che sono diciamo anomali che sono il Traminer aromatico, il Sauvignon Blanc, il Viognier che noi abbiamo introdotto alcuni anni fa e che ci servono per assemblare determinati vini che devo dire sono apprezzati anche fuori dall'ambito regionale. Secondo noi la zona collinare del centro della Sicilia sicuramente è una zona che per via delle escursioni climatiche che ci sono tra il giorno e la notte anche nel periodo estivo fa sì che i profumi e le caratteristiche dei prodotti assumano delle connotazioni particolari. È vero anche che la Sicilia è enorme e sicuramente la zona centrale della Sicilia non è una zona che storicamente ha avuto tantissime espressioni all'infuori di poche aziende insomma conosciute in tutto il mondo. Devo dire che praticamente i riconoscimenti ne stiamo prendendo parecchi in quest'ultima fiera, è il nostro 16° Vinitaly, quindi però devo dire che quest'anno è stata veramente un'annata molto molto particolare. E non a caso si utilizza il plurale perché abbiamo anche la gentile presenza della moglie, quindi la condizione diciamo familiare e la passione insieme condivisa. L'ultima giornata di Vinitaly nel padiglione del Trentino, ma l'esperienza siciliana. Come è andata un po' questa edizione? Ce l'hai anche un po' già accennata e magari prospettive sul futuro, magari come la vedete voi una prossima edizione, la 53, si parlerà ovviamente fra un anno, ma si sa che il prodotto del genere va curato ogni giorno. Guarda, secondo me sono dei professionisti, Verona è fantastica, ci sono delle pecche strutturali, devo dire, la conformazione cittadina chiaramente ha per via di questo grande flusso di persone che viene magari in certi giorni o in certi momenti risulta un po' imballata, ma questo purtroppo è una situazione che non credo possa cambiare, però vedo che ogni anno tentano il possibile e l'impossibile per riuscire insomma sempre a migliorarsi e a fare stare nella migliore maniera possibile sia gli espositori che anche gli ospiti della fiera. È un viaggio bellissimo quello che si può compiere da Verona fino alla Sicilia, certo ci vuole un po' di tempo, ma allora magari per asciugare un po' le distanze vi troviamo anche su internet, sulla pagina Facebook. Assolutamente sì, Tenuta dell'Abate, e siamo presenti su quelli che sono insomma i social network. Vi ringrazio tanto per questa opportunità che mi avete dato. Siamo dei piccoli produttori che cerchiamo di fare le cose per bene in maniera artigianale, insomma in maniera vera, a seconda insomma anche le annate possono essere più o meno favorevoli, ma noi tentiamo sempre di fare del nostro massimo. E noi possiamo garantire che era davvero molto buono quello che abbiamo assaggiato. Tenuta dell'Abate, ci vediamo al prossimo anno qua al Vinitaly. Grazie mille.